Salve, benvenuti all'angolo della poesia e della narrativa. Oggi, grazie anche al permesso dell'amico Francesco Pillesci, ho il piacere di recitarvi un monologo dal titolo Il pentimento di Giuda. Non ho più pace. Come può fermarsi ora questa rovinosa valanga che io stesso ho avviato? Sì, io stesso. Però io non volevo questo. Sono stato giocato, cieco. Cieco sono stato, pazzo, sono stato un pazzo, no. Non ho attenuanti. Ho peccato, tradendo il sangue innocente. Mi sono lasciato trascinare dall'odio, quell'odio che si rivolta contro Dio, scagliando il proprio pugno verso il cielo. Caino, Caino, che cos'è il tuo peccato di fronte al mio? Tu hai ucciso per invidia, io per odio, per avarizia. Tu hai ucciso un uomo come te. Io no, io ho ucciso Dio. Maledetto, maledetto il giorno in cui sono nato, maledetto il giorno in cui lo incontrai per la prima volta. Padre spietato, madre infame, perché? Perché non mi avete ucciso appena nato? Perché non l'avete fatto? Almeno non mi sarei macchiato di questo tradimento. E adesso che cosa posso fare ormai? Niente! Non posso nemmeno inginocchiarmi davanti a Dio. Dove vado? Dov'è che vado a nascondermi? La vendetta divina mi raggiungerà dappertutto. Sono perduto! Sono perduto, Gesù, maestro! Quanto sei stato buono tu con me! Avevi cercato di aprirmi gli occhi diverse volte, ma io mi ostinavo a non capire, no! No, non merito il tuo perdono, no! E poi non lo voglio! Non è possibile, non è possibile! Com'è tutto questo? Ma forse è un sogno! Ma sì, è un sogno! E questo è un brutto sogno! Adesso io mi sveglio e non ci sarà più niente! No, no, non è un sogno. Sento il martello che batte e batte sulle mani di Dio. Lo hanno crocifisso. La sua mano si stacca, si avvicina, vuole toccarmi. No, no, non toccarmi. Non toccarmi, Gesù, io sono maledetto! Non mi toccare, sta lontano da me, che non cada il tuo sangue sopra di me. Disgraziato che sono io, Giuda! Come posso vivere ora per 30 monete d'argento? Ho tradito. Ma ora ho paura, anche il rumore delle foglie. Lo stesso soffio del vento, tutto mi fa paura, tutto mi grida traditore, traditore! Viene, avvoltoi, sciacalli, dilaniate il mio corpo. Sto soffrendo, le mie viscere bruciano, il mio cuore scoppia. Dove vado? Dove mi posso nascondere? Non lo so. Lo so, devo scomparire. Vattene, chi sei? Io sto pagando le mie colpe, no? Non voglio il tuo perdono, non la voglio, no! No, voglio andare all'inferno, voglio andare! Vattene via! Rifiuto la tua assoluzione. No, non voglio pentirmi, non voglio più umiliarmi. Sono fiero fino alla morte! Le furie dell'inferno, venite! Venite a prendermi! Già, è vostra! La mia anima dannata!
Pasqua di Francesco Billeci. Talio lo cielo e cerco la speranza, sento un ruppo d'intrapanza, morio nostro Gesù dalla croce, ghiance Maria senza la sua voce. Adenucchiata sutta la sua croce, mentre in cielo scompare la luce, giunia e tra l'acqua e lo sangue spira Cristo e lo venere santo. Poi li farisei cavanno nepelato, parlano do Signore inchiovato, e sentendo della sua risurrezione, allo sepolcro fanno un'ispezione. Davanzi a Maddalena e Maria scinde l'angelo di Dio Calitalia, dice che Gesù risuscitò delle morte, ed in Galilea chista è la sua sorte, e corrono dall'apostolo a contare, e rapeno lo sepolcro per controllare, trovano un lenzuolo inotticato e gridano: miracolo, miracolo, è risuscitato. E allora tutti si priano: mio Signore, allonga la mano e dacci salvazione, e donacci luce, donacci amore, e donacci la tua benedizione. Si conclude così questa puntata dell'angolo della poesia e della narrativa. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Francesco Billeci che ci ha permesso tutto ciò, e cosa dirvi? Vi auguro una santa e felice Pasqua.